Onore ai caduti! Vincenzo e Giovanni sono i fratelli di Pietro. Vincenzo, oggi si consegnano le borse di studio in memoria di tuo fratello. Sì, questa è una giornata del ricordo che il Comune di Casapatore ogni anno dedica questa giornata, praticamente dando queste borse di studio ai migliori temi che vengono fatti nelle scuole in onore di mio fratello. Parlando della sua biografia e del suo sacrificio che praticamente ha dato in missione all'estero, dimostrando la pace. È importante non dimenticare, è importante anche preoccuparsi per tutti gli altri militari italiani che sono in missione all'estero. Voi sapete cosa significa sulla vostra pelle? Sì, diciamo che il ricordo è la cosa importantissima, soprattutto in questo momento dove ci sono tantissime guerre in atto e ci sono, ogni giorno non manca la cronaca di bambini che vengono uccisi durante queste guerre. Infatti la tematica era proprio questi bambini, diciamo, che si trovano loro malgrado in queste situazioni, diciamo, dovute dagli adulti in queste guerre, sono, diciamo, delle vittime innocenti. E proprio questi bambini, ricordo una cosa che faceva mio fratello, lui li aiutava proprio praticamente, infatti si portava il cibo, la colazione che magari non usufruiva, lo portava quando andava a fare giri, diciamo, a Nassiria, li dava a questi bambini perché per loro era tanto, anche una bottiglia d'acqua lì è difficile in questi territori dove c'è tanta guerra, recuperare anche un po' d'acqua che per noi magari è la cosa normale, però lui operava proprio con i sani principi di democrazia e pace. Proprio per questo le nostre truppe sono state attaccate, perché erano ben volute dalla popolazione, e questo per chi vuole creare disordine non è, diciamo, un elemento favorevole. Sindaco, il Comune di Casapatore commemora un proprio cittadino caduto in un'azione di pace. Nasseria è un dolore che si ripete ogni anno, per ancora più forte per parte degli altri ragazzi che sono partiti per altri liti, per questo nostro concittadino che ci ha lasciati. Per la verità noi facciamo oggi questa cerimonia perché lui è morto 2 giorni dopo l'attentato, quindi la commemorazione ufficiale l'hanno fatto l'altro ieri per tutti gli altri, e non lo facciamo oggi, perché oggi è stato il giorno della sua dipartita. È giusto che ci ricordiamo di chi ha perso la vita per difendere la libertà e la pace. In questi tempi è estremamente importante ricordare queste cose. Quanto è importante la borsa di studio consegnata ai ragazzi, ai giovani, proprio per dire loro non bisogna dimenticare, per cercare di migliorare il loro domani? La borsa di studio è ormai una tradizione nostra, e siamo 25-26 anni che si ripete questa operazione, e abbiamo premiato centinaia di ragazzi e si ricorderanno per tutta la vita di una persona di Casapatore che ha dato la vita per loro. Quindi è estremamente importante come fatto culturale e fatto di crescita.